La storia dell'ematologia in Abruzzo, in particolare a Pescara, inizia nel novembre 1973 con l'apertura nell'ospedale cittadino della divisione di ematologia con annesso centro trasfusionale. Il fondatore e primo direttore è stato il compianto professor Glauco Torlontano. Cofondatori dell'ematologia abruzzese i dottori Fioritoni, Iacone, Di Bartolomeo, D'Antonio. E nell'ematologia di Pescara, sin dal momento della sua istituzione, sono state esplorate e applicate terapie innovative che oggi rappresentano uno strumento essenziale per la cura delle malattie del sangue. Nel 1976 è stato effettuato a Pescara dal dottor Iacone il primo trapianto di midollo osseo e oggi la presentazione dell'evento 50 anni di ematologia a Pescara, la ricerca e la cura, che il 20 novembre si tradurrà in uno spettacolo al Circus. Il direttore dell'unità operativa complessa di ematologia, Mauro Diani, sottolinea l'importanza di questo presidio. Il nostro Clinical Trial Center ha più di 80 protocolli clinici attivi che possono offrire al nostro paziente le terapie più innovative presenti al momento a livello del panorama internazionale. Dal punto di vista organizzativo, quest'anno è stata nuovamente riattivata quella che è la rete ematologica regionale abruzzese. Il professor Diani sottolinea poi il rapporto con l'università e l'importanza per la ricerca. Intanto Patrizia Corsi, direttrice del Dipartimento Oncologico Ematologico. E il mio augurio è di andare verso il futuro con lo stesso spirito che c'era all'inizio, ovvero sia con uno spirito di condivisione e di attenzione al paziente per tutte le necessità che ha. Il direttore artistico Davide Cavuti anticipa alcuni momenti dell'evento del 20 novembre. Quindi ripercorreremo le tappe fondamentali dell'ematologia a Pescara, un reparto di eccellenza a livello nazionale, con la partecipazione anche di grandi ospiti, quindi le testimonianze dei medici e dei pazienti guariti, ma anche ospiti quali Giancarlo Giannini, Dado, Piero Mazzocchetti, Paolo Di Sabatino, tante bellissimi momenti artistici per omaggiare questo reparto straordinario dell'ospedale di Pescara.